Ok, allora, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo tornati in sella all'Energy, o meglio all'Energy modificato. Il video di oggi sarà un video interessante per vari aspetti e intrattenente per altri. Maiale è descrizione di me. Boh, io sentissi una di queste cose skipperei subito. No, vabbè, a parte gli scherzi, mi sappanna anche il culo fra poco. Oggi è tutto il giorno che corro, perché domani partiamo per ECMA. Io ovviamente domenica il video lo devo far uscire, quindi mi devo preparare il video per venerdì, devo preparare me stesso per ECMA. Poi ieri la GoPro ha smesso di andare e adesso sono con la nuova GoPro, la Hero 8. Quindi in una giornata ho dovuto raccattare 250 euro e comprare la GoPro. Oggi è giovedì, è uscito il video sul danno che ho fatto al motorino e su tutto il lavoro che c'è stato dietro. Sono molto contento perché ho visto che già diversi hanno donato via PayPal. Avevo detto che tra i donatori avrei estratto un vincitore al quale io stesso avrei inviato il pistone bucato, pulito, firmato e a modino in una teca di vetro. E sono contento perché ho visto che già a diversi di voi è piaciuta questa idea. Ma al contempo il video di oggi è un video interessante, perché mentre andiamo a giro e facciamo il rodaggio, anche se poi in realtà ci ho già fatto un centinaio di chilometri sul motorino da quando ho rifatto il pistone, e poi comunque il motorino, a parte il pistone, è lo stesso di prima, e quindi fra tutto c'ha già 250-300 chilometri. Insomma, vi parlo di questi prodotti. Non so se ci avete fatto caso, ho un paio di guanti diverso da quello che ho di solito, perché Kemimoto, come c'è scritto qua, mi ha spedito appunto questi guanti e i calzini. Questi calzini sono una figata perché sono calzini riscaldati, e oltre a questi nei prossimi giorni mi spedirà il gilet riscaldato, che ora che arriva l'inverno proprio mi hanno detto mi inviavano strato, ho fatto sì, vi prego inviatemele. E niente, quindi mi sono messo i calzini, ce l'ho già addosso, e mentre giriamo parliamo un po'. Volevo anche riprovare a fare qualche impennata. Ora tutti, ma sei rodaggio, vi ho dimostrato nello scorso video che anche qualche impennatina il rodaggio ci sta, ovviamente se trattiamo bene il motorino, se lo scaldiamo prima abbastanza bene. Ovviamente sia dei guanti che dei calzini vi metto il link in descrizione. Non vorrei dire una cavolata, ma i calzini mi sembra costino abbastanza, costano circa 70 euro, e i guanti invece sono guanti classici, perché ci sono anche i guanti riscaldati, sono guanti classici che però hanno una particolarità che i guanti precedenti non avevano e io adoro: sono guanti touch. Vedi? Fermo contatore, avvia contatore, giù le notifiche, sulle notifiche. Sono guanti touch, e i guanti touch in motorino sono veramente la cosa più bella che ci sia. D'inverno poi, cioè, dovetti fermare, toglierti il guanto, fa quello che devi fare, rimetterti il guanto, poi ti arriva il messaggio, rispondermi se no. Invece guanti touch sono la cosa più bella. Devo dire di questi guanti che li ho già portati abbastanza, due cose in particolare. La prima è che fanno bene il loro lavoro, tengono veramente calda la mano, e secondo, non sono troppo, fra virgolette, invasivi. Ci sono quei guanti che sì, ti tengono caldi, però sono talmente spessi che non riesci a tirare il freno, quindi niente impennate, niente. E invece con questi te la giostri bene anche su una ruota, non ti fanno perdere, diciamo, tutta la sensibilità, cosa che un guanto ovviamente un pochino inevitabilmente fa. Però ecco, questi sono veramente molto molto buoni sotto questo punto di vista. Qui volendo si può anche impennare. E mentre i calzini invece non ho ancora avuto modo di provarli. O bene, li ho provati ma ho sdraiato nel letto. Perché da quando me l'hanno inviati poi, guarda qua che gozzo. Da quando me l'hanno inviati poi mi si è fermato il motorino. Il tempo da aggiustarlo l'ho rirotto, non ho avuto tempo di farci un video dedicato, quindi ve li porto oggi. Adesso posso dirvi che già sul letto mi scaldavano parecchio il piede. Però mi rendo conto che se porti una scarpa, appunto, come di solito fai in motorino, scaldano veramente veramente tanto di più. Adesso vi faccio vedere una chicca di questi calzini, che è veramente una cosa ganza. E ora inizia a piove, porca di quella paletta. Ora vi faccio vedere la cosa ganza, che è questa. Guardate qua, telecomandino. Praticamente con questo telecomando io posso regolare la temperatura dei calzini. Vedete? Si illumina sempre una luce diversa. Rossa, che è sul H, che vuol dire high, M medium, e I e L è low.
io ovviamente li tengo su Haig, e così te per di puoi decidere se ti scaldano troppo, per di li usi non in inverno ma in primavera, se ti scaldano troppo pa metti medium e ti scaldano un pochino meno. Mi sono messo apposta queste scarpine fini in tela in modo tale da notare anche io meglio la differenza, perché deve piovere ora. Punto primo, non ci vedo nulla. Punto secondo, non c'ho la GoPro impermeabile e mi devo incazzare. No, via, piove bene. No, la GoPro corca che l'ha fotto ora, l'ho comprata ora. Ora mi paro, a voglia se mi paro. Via, mi metto 2 minuti riparato. Il brutto delle GoPro è questo, che quando gli metti poi il microfono appunto fanno questo lavoro. Qua c'è un grande puzzo di bruciato, interessante. Tra l'altro il motorino ce l'ho sempre smontato, perché io l'altra sera con Fox era all'1:30 si è detto basta, mi ha detto le carene te le carichi in macchina e poi te le monti, e io è 2 giorni che corro e non ce l'ho fatta montare queste cazzo di carene. Ora poi le monterò. Ora prima di partire per l'ECMA voglio assolutamente lavare il motorino, lo voglio lasciare decente 3 giorni, mi sembra il minimo. Ora guardo un attimo se la GoPro riprende ancora. Bella la vita. Devo tornare a casa perché piove, quindi mi rimetto guanti. Comunque no, veramente, ora perché piove, sono di fretta e tutto, ma per quanto riguarda i guanti li ho usati veramente veramente. Cioè c'avevo gli altri guanti che però l'avevo lasciati nel cinquantino, quindi mi hanno mandato questi e ho detto vabbè uso questi, sono veramente 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 comodi. Poi sono anche belli da vedere, cioè sembrano bei guanti, ecco, per quello che costano sono veramente veramente buoni. Cioè alla fine ora posso capire calzini, che uno dice calzini sai costano tanto. Comunque anche il prezzo di questi guanti sono in linea con qualsiasi altro guanto tu trovi tra virgolette in commercio. Cioè alla fine un paio di guanti da moto meno di 20 euro non li paghi mai, ecco. E questi sono anche parecchio parecchio buoni. Ora il motorino per ora il rodaggio si sta comportando bene, visto che a regola noi dovevamo fare un video rodaggio del motorino. Per ora si sta comportando bene. Ho paura di nuovo che si smagrisca e che rivada tutto a puttana. Spero non succeda. Scusatemi se riparlo dei calzini, ma c'ho il sotto dei piedi che mi sta bruciando da quanto scaldano questi calzini. Infatti mi sa che li metterò in medium. Cioè questo telecomandino è qualcosa di bellissimo. No, questo è low, high, medium. L'ho messo in medium, scaldano veramente tanto. Ora io ho le scarpine in tela del ca... che, ecco, disperdono parecchio calore. Ma se uno ha un paio di scarpe da moto o comunque un paio di scarpe un po' più contenitive, un po' più pese, cioè il calore qui dentro ti ci rimane veramente, come te lo trattiene tutto, ma ti scalda veramente veramente tanto i piedi, eh. Peccato piove, perché avrei girato un altro po' volentieri. Questo frena, c'ho il casco tutto appannato, piano d'acqua, non ci vedo tutto di nulla. Allora, no, onestamente non so se sul sito c'era scritto che sono impermeabili, però posso dirvi, l'ho provati parecchio sotto l'acqua. Li ho provati parecchio sotto l'acqua e l'acqua non la senti. Ah, una cosa importante riguardo questi calzini, hanno la batteria, siamo tutti d'accordo. Uno dice, Marco, ma e se c'hanno la batteria io come li lavo sti arzini? Non è che posso portare i soliti arzini per un anno. Allora, questi calzini per lavalli l'ho chiesto proprio a loro, perché la domanda me la sono posta anch'io. Sentite il casino sotto il ponte? Dicevo, per lavarli questi calzini basta semplicemente staccargli la batteria e metterli in lavatrice. Ovviamente ora vi ho parlato di pregi, perché ne ha veramente tanti. Quando facciamo una recensione ovviamente facciamo pregi e difetti. Allora, riguardo i guanti, onestamente non ho difetti da dirvi, perché ve l'ho detto, costano il giusto tendente a poco. Ci stai bene, sono belli, non senti l'acqua, tengono caldo e tutto, quindi non hanno assolutamente difetti. Per quanto riguarda i calzini, ovviamente se te paghi un prodotto 70-80 euro, cioè ti aspetti delle prestazioni, ecco, elevate. Le offre, io penso che per chi va in moto possa essere veramente una scelta valida, cioè in moto, motorino. Però riguardo questi calzini, personalmente avrei aggiunto una piastra di calore laterale, perché la piastra in questo caso sta sotto al piede e ecco, la zona piede è mantenuta tutta calda. Però visto che comunque il calzino arriva praticamente fino al ginocchio, io avrei inserito anche lì una piastra di calore come è sul piede. Però mi viene da pensare che una soluzione del genere consumerebbe il doppio di batteria e quindi la batteria durerebbe la metà. Ah, qui ci veniva l'asilo. Asilo le matite. Sentite per questi vicoli quanto rimbomba il motore, cioè per questo è un po' invivibile. Hai
impennare ci devo riprendere la mano. Allora, inizio a tornare verso casa perché sta continuando a piovere e la GoPro la posso sforzare poco. Riguardo questi prodotti, come vi ho detto prima, vi lascio il link in descrizione. Ringrazio Kemi Moto che me li ha inviati. Sono veramente contento perché, vi ripeto, io il motorino l'ho rifatto proprio perché io, non avendo la macchina, ho la patente ma la macchina non mia, giro praticamente sempre in motorino e questi prodotti fanno veramente veramente tanto comodo. Che fai qua? Che bella bruma lì, poi che ho fatto. No, leva il cappuccio. Vai, no! Sei un co... Che cazzo fai? Dai, buono Mike! Insomma, Mike mi ha fatto perdere il filo del discorso, però il succo del discorso non me lo ricordo, non me lo ricordo dove era arrivato. In ogni caso ci sono tutti i link in descrizione. E vi ricordo che è sempre possibile donare per ricevere il pistone bucato da questo motorino, autografato da me. Per fare questo vi lascio sempre il link in descrizione. E se non sapete di cosa parlo, vi invito a guardare lo scorso video, uscito per me oggi ma per voi giovedì, quindi 3 giorni fa. Vi lascerei con un impennatino, ma c'è tanta gente e inizia a piovere anche bene. Vabbè, oh, vi lascio, sì.